Allora, ciao ragazzi, oggi vi vado a presentare lui, un motore di una recuperato da una lavatrice. Motore recuperato da una lavatrice che bisognerebbe, prima di smontarlo, guardare la morsettiera, perché se ce la facciamo a fare un primo piano di qua. Allora, guardate la morsettiera perché, come vedi, ci sono tre fili. È una trifase. Questa è una trifase. Qui abbiamo questi due che vanno al segnalatore dei giri e sotto ci sono le fasi. I fili si lasciate lunghi, i fili non li tagliate. Tagliateli sempre dopo i fili. Al momento del recupero io l'ho smontato perché credevo. L'ho smontato perché credevo fosse un motore a spazzole. Invece poi me ne sono accorto che è un motore a induzione tre fasi. Ora passiamo alla targhetta. A leggere bene perché questa non mette a fuoco purtroppo. O non lo so registrare io o non mette a fuoco. Insomma, qui ci sono le diciture 600 watt, 195 volts, 310 kHz. 310 kHz. Dopo ti metto una foto. Dopo ti metto una foto così poi puoi vedere la targhetta. Per poter pilotare questi Per poter pilotare questi, la meglio cosa è prima di smontarlo guardare se ci sono quattro fili e se ha spazzole. Allora, con la comune 220 lo puoi pilotare per farci una sega a nastro, una sega circolare, una mola. Qui ci può mettere il disco per spianare, insomma, puoi fare quello che vuoi, ma interessante che sia utilizzabile. Questo per poterlo utilizzare, come vedi sopra, ci vorrebbe un inverter. Ma l'inverter, non puoi prendere un inverter così, perché tanto è a 380, no. Questo non è a 380, è un tre fasi, ma no a 380. Lavora con potenza massima da 195 volts e, quanto avevo detto, 310 kHz. Allora, passiamo al grafico. È tutto bianco, si vede male, ma insomma un po' si guarda di capire. Allora, la comune 380 che hai dalla rete si divide, essendo collegato a triangolo questo tipo di motore, 126 per bobina. Tu fai 380 diviso le tre bobine, torna 126 volts. Come voltaggio è basso. I kHz sono 310, invece lavora a 60 kHz la comune 380 che ti viene data dalla rete. A prescindere che se questo lo colleghi a un 380 diretto, non o si brucia il rame, ma sicuramente va a staccare il differenziale, perché collegata a stella sono tre fasi attaccate assieme. Quando dai corrente stacca, perché non è superata la soglia di lavoro, perché questo motore lavora come vedi qui, lavora 195 massima diviso 3 sono 65 volts. La comune 380 lavora a 126
abbiamo il 60% in più, 60, e non può lavorare. Allora cosa succede? Che statore e rotore non si mettono d'accordo cosa deve fare. E il rotore ti sta fermo, ti comincia a fare questi movimenti. Il movimento non lo senti perché, avendo i cuscinetti, senti un ronzio dentro. Senti un ronzio perché tra statore e rotore si forma una vibrazione. Si forma una vibrazione perché tra questa e questa non si mettono d'accordo con il rotore se deve girare a destra o a sinistra. E senti un ronzio dentro il motore quando lo accendi. 2 secondi e ti stacca il differenziale perché non viene pilotato in nessun posto. L'unica cosa per poterlo far andare, dovresti trovare un inverter che ti va a lavorare, a modificare sia il voltaggio sia i kilohertz. Perché se ti modifica solo i kilohertz e ti lascia le tre fasi sempre a 380, perché entra a 220 ed esce a 380, ma questo è un viaggio a 380. Non sbagliamo le tre fasi. Tre fasi sono tre fasi perché è collegato a triangolo, sono una, due e tre. Qui c'è un filo, qui c'è un filo e qui c'è l'altro filo. Sono tre fasi, ma non 380. Ecco, non scambiamo. La 380 si divide a 126, questa si divide da 195 volts, neanche 220, da 195 volts. Si divide a 65 volts per bobina. Ecco, per dentro passiamo al classico motore. L'avvolgimento di qua forse si vede meglio. Ecco, l'avvolgimento qui è tutto girato e però è diviso a 3, collegato a stella. Quando gli dai la corrente giusta, gira a destra o a sinistra, perché la sua scheda lavora così, a destra e a sinistra. E allora cosa succede? Che quando te gli dai il comune 380, essendo elevata, il motore qui, questo, si ferma, vai più indietro. Sta fermo, non si muove perché la corrente è troppa. Allora lo blocca e sente qui dentro, sento un piccolo ronzio qui. Qui sento un piccolo ronzio, perché no? Che è una zanzara? No, non gira. Invece con un inverter adeguato che lavora sia sui voltaggi sia sui kilohertz, lo puoi pilotare tranquillamente. Se lo trova a spazzole, fai prima perché a spazzole lo puoi collegare a un comune regolatore di giri e lo fai girare. Con un deviatore cambi i giri a destra e a sinistra ed è più semplice. L'unica cosa che potresti fare a questo, perché come vedi qui, il rame non è sigillato con la resina. È libero. Allora, se te prendi le bobine, la spira via via, ti viene via che è una meraviglia, essendo sigillato. Lo puoi utilizzare il rame, essendo non tanto grosso. Ora non so la misura quant'è, ma mi sembra 1,5 mm. Se c'hai un motorino di questi che l'avvolgimento si è bruciato, recuperando il rame, mettiamolo a fuoco tutti e due, eccolo qua, recuperando il rame, lo puoi benissimo fare gli avvolgimenti a questo motore e farlo girare nuovamente, lo recuperi. Altrimenti puoi recuperare anche i cuscinetti perché, come vedi, equilibrato abbastanza. Puoi recuperare i cuscinetti, puoi levare i portacuscinetti per farci qualche cosa. Per farci, non lo so, ti serve per un appoggio, per qualcosa.
Quello lo puoi utilizzare. Ma se trovi il comune, come si chiama, il motore, se lo trova a spazzole, se non sei, perché i professori ti fanno vedere che l'attaccano, funziona, gira a destra, a sinistra, va piano, va forte, quel regolatore, faccio. Ma i professori, ma non sono tutti professori, ci sono anche quelli che non sanno. Ci sono quelli che dicono: ho trovato questo motore e ci voglio fare una sega circolare perché c'ho il campo e voglio tagliare un po' di legna. Questo qui non fai nulla, anche perché si fermerebbe perché è induzione. Se trovi un motore a spazzole, puoi benissimo lavorarci perché ci fai quello che vuoi. Con questo qui a tre fasi non ci fa niente perché il motore l'hai recuperato, potevi spendere altrettanti soldi per andare a comprare l'inverter, e per un motorino qui che voglio dire non te ne fa nulla. Bene ragazzi, io vi lascio a questo video, vi ho spiegato un po' come funziona questo motore, ora appena me ne capita una spazzole ti faccio vedere la semplicità di lavorare con una spazzole. Questo, anche perché video ne trovi tanti, come collegare quella spazzole, come cambiare i giri, quello lo trovi. Questo qui, prima di smontarlo, se trovi una lavatrice, guarda i fili. Se sono tre, lo puoi anche lasciare. Se ti serve il rame, prendilo perché il rame ci può fare tante cose. Ma per farlo funzionare, lascia stare tutto perché perdi solo tempo. Alla fine del video, ormai il video è finito, ti metto la targhetta per farti vedere questo motore, che le sue capacità sono 195 polsi massimo, 310 kHz. Un saluto a tutti voi, Rocco Toscano si ferma qui, al prossimo motore.